Ciao a tutti ragazzi, è l'1:50 del mattino e con 10 minuti d'anticipo siamo su Disney Plus. Spettacolo ragazzi, spettacolo! Quindi è l'1:50 del mattino, eccolo qua, vi faccio dare un'occhiata a tutti i contenuti, sono eccitatissimo. C'è Avatar, c'è Clone Wars, Mandalorian, c'è Lì e Vagabondo, il film nuovo, tutto Descendants, Rapunzel, Phineas e Ferb, Miraculous, c'è veramente High School Musical, la serie, High School Musical, i film, Coco, tutti insieme appassionatamente. E poi c'è anche Steamboat Willie, ragazzi, c'è Steamboat Willie, c'è Tron, spettacolo, DuckTales, c'è tutta la storia della Disney. Veramente uno spettacolo, ragazzi. Ovviamente Vampirina, Jake. Più le serie esclusive, ecco, tipo Il mondo secondo Jeff Goldblum, Il diario di una schiappa addirittura. C'è veramente di tutto. No, Roger Rabbit. Chi non aveva più visto Roger Rabbit? Si può rifare. Timmy Frana. Il sapore della vittoria, spettacolo, sei in Mr. Banks, l'ultima tempesta. E poi volevo vedere. Ah, ecco, ok. Poi potete scorrere, vedete, commedie. E potete scorrere tutte le commedie. Oppure cliccare, no, dovete scorrerle. Mamma, ho perso l'aereo, ragazzi. Mamma, ho perso l'aereo. Turner il Casinaro, Mrs. Doubtfire. E questi sono tutti i film delle consociate Disney, ragazzi. Tutti i film delle consociate Disney. Eccolo qua. Però volevo provare un attimino. Allora, volevo provare i Simpson, ragazzi. Guardate tutti i Simpson. Vediamo che cosa c'è in Stargirl, Aladdin live action, Lì il Vagabondo live action, quello esclusivo per Clone Wars, l'ultima stagione. Il mondo secondo Jeff Goldblum. I perché di Forky, che è esclusiva di appunto di Disney Plus. Poi vediamo se clicchiamo su Star Wars. Ci apre appunto tutta la sezione Star Wars. Guardate che bello con la morte nera dietro. La minaccia fantasma, attacco dei cloni, tutto Lego Star Wars. Che spettacolo, pure tutte le. Pure tutti quelli Lego. E poi ovviamente ci sono tutti i film della serie. C'è Rebels, c'è di tutto. Ma vediamo un attimino. Profilo. Modifica profili. Ok. Aggiungi profilo, scegliamo un'icona, mettiamo lui, dai, mettiamo lui, nome profilo, Spaldi, perché questo qui lo divido con mia cognata, quindi poi ognuno si creerà il suo, ma facciamo, eccolo qua. Ok, entriamo con il nostro profilo, quindi avete visto che creare un profilo vostro, se ne possono creare fino a 7, è facilissimo, è facilissimo. Poi quando andate qui potete vedere, aggiungi profilo, modifica profili e andate direttamente all'elenco dei profili. Questo vai sul tuo profilo e poi c'è la tua lista, gli originali, i film, le serie. Spettacolo, torniamo alla home. Veramente, veramente tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Vediamo cliccando su Marvel che cosa c'è. Endgame, Black Panther, Ragnarok, gli X-Men. Perché ovviamente avendo comprato la Fox, adesso abbiamo gli X-Men. Runaways, Agent Carter, Inhumans. Spettacolo. I Guardiani della Galassia, la serie, i cartoni, quindi X-Men, Spider-Man, Marvel, Marvel Shorts, Super Hero, Adventures, Guardiani della Galassia, guardate quei cartoni animati, Iron Man, Black Panther, Thor, Doctor Strange, tutti gli X-Men, i Fantastici 4, l'ultimo dei Fantastici 4, serie speciali live action, universo cinematografico Marvel, altri film Marvel, vediamo, appunto qui ci sono tutti gli X-Men. Ah, basta che sposti il mouse. Ok, Fantastici 4.
Fantastici 4, ok. Qui c'ho tutti i film di Fantastici 4, anche quello vecchio dove c'era, guardate, il nostro Capitano America che faceva la torcia umana. Spettacolare. Qui ci abbiamo Agente Carter. Ok, poi potete andare su un film ovviamente e vederlo, ma noi torniamo alla home. Andiamo a vedere Pixar, ovviamente ci dovrebbero essere tutti i film e tutti i corti. Ok, Smash and Crab, Vita da lampada, spettacolo ragazzi, spettacolo. Ovviamente c'è tutto, tutto, tutto il catalogo. Pixar, eccoli qua, tutti i corti. Tutti i corti Pixar, tutto Toy Story, tutto Cars, con tutte le serie. Pixar negli anni. Che spettacolo, c'è anche Luxor Junior che è il primo cortometraggio, cioè il cortometraggio che ha dato il perché Tin Toy, questo dovrebbe essere il primo ragazzi, questo dovrebbe essere il primo. Vediamo un attimo, Disney Plus, eccolo qua il logo, spettacolo ragazzi, spettacolo, eccolo qua. Abbasso un po' il volume perché sennò non sentiamo assolutamente nulla. Il gioco di latta. Spettacolo. Partirà? Ok, ma probabilmente è un problema mio di registrazione. Probabilmente è un problema mio perché sto registrando ovviamente lo schermo per farlo vedere anche a voi. Jerry's Game, vediamo. Vediamo Jerry's Game. Vediamo se questo dà meno problemi. No, non si vede. Non si vede, ma probabilmente oppure voi lo state vedendo, io lo scoprirò solo dalla registrazione. Ok, quindi c'è veramente tutto. Andiamo a vedere i contenuti, perché ovviamente probabilmente registrando lo schermo a tutto schermo più la webcam più magari non ce la fa. Vediamo National Geographic che cosa ci propone. Mondo secondo Jeff Goldblum. One Strange Rock, Pianeta Terra, Gordon Ramsay, Fuori Menù, Destination One, Incredibile Dottor Paul, Science Fair, Free Solo. Qui pure c'è un sacco di contenuti veramente, veramente interessanti, ragazzi. SpaceX alla conquista di Marte, Oceani, i segreti degli abissi. Pure questi, tanta, tanta roba, ragazzi. Tanta, tanta roba. Bellissimo. Devo dire che graficamente è veramente, veramente bello. Cioè, proprio invece Disney proprio, andiamo a vedere Disney proprio, quindi dovremmo trovare, ecco, il libro della giungla, Moana, Aladdin, quello live action, La Bella e la Bestia live action. Ecco, i live action sono tutti insieme, poi serie Disney Channel, Ritorno al passato, anni 90, ok? Film originali Disney, Topolino negli anni da Steamboat Willie a oggi, questo già solo questo vale il biglietto, Principesse e Fiabe e poi serie Disney Junior. Ok, spettacolo ragazzi, spettacolo. E quindi Elena diventerò presidente. Ok, Togo, insomma ci sono anche tanti tanti contenuti che io non conoscevo proprio, che non avevo mai visto. Ah, Milo su Marte, me lo ricordo, le foglie dell'imperatore. Oh, proviamo a fare una ricerca, vediamo. Dov'è il coso di ricerca? Se noi andiamo su home, ci sarà un tasto ricerca? Vediamo se clicchiamo qui, no? Non c'è per cercare per titolo, ragazzi? Possibile? Ah, ecco, ragazzi, sono un po', sono le 2 di notte, ragazzi. Allora, mettiamo Gli Aristogatti, eccolo qua. E quindi niente, c'è tutto, ragazzi. Ritorno al Bosco dei 100 acri, La famiglia Proud, il film. C'è veramente il pianeta del tesoro. C'è veramente, veramente tutto. Incredibile viaggio verso l'ignoto. Ah, chissà se ci sono pure i film, quelli vecchi della serie, aspettate. No, l'isola del tesoro, isola di Pasqua, l'isola del tesoro, eccolo qua. E quindi ci dovrebbe essere anche Polianna. Polianna, il segreto di Polianna? Polianna,
Pollyanna, eccolo qua, il segreto di Pollyanna. Quindi ci sono anche tutti i film, quelli vecchi. Quindi c'è anche Herbie il maggiolino tutto matto. Ragazzi, questi sbancano. Herbie, sì, c'è tutta la serie di Herbie. Ragazzi, c'è tutta la serie di Herbie. Che spettacolo, ragazzi. Il fantasma del pirata Barba Nera. Qui c'è veramente, veramente tutto. Spettacolo. Sono eccitato come un ragazzino. Spettacolo, c'è tutto, tutto, tutto. Herbie, adesso non mi vengono in mente, mi è venuto in mente il segreto di Pollyanna. Operazione Gatto, FBI Operazione Gatto. Ma pensa un po', Ichabod e Mr. Todd. Eccolo là, c'è tutto. Ovviamente ci sarà Taron. Sto cercando quelli un po' più strani, eh. Taro nella pentola magica, Tron. Che spettacolo, ragazzi! C'è tutto, 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 tutto. Spettacolo, ragazzi! Veramente c'è tutto, 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 tutto. Uno spettacolo della natura. Ok, che altro possiamo cercare di particolare? Taron, eh? Che è Darth Vader collezione? Vediamo un po'. La vendetta di Sith, Nuova Speranza, Impero colpisce ancora. Tutti i film più tutta la serie. Ok. E niente, ragazzi, ci sono anche i film quelli lì. E quindi aspetta, Manici di Scopa. Pomidottone e Manici di Scopa. C'è veramente, veramente tutto. Cichellita. The Secret of the Magic Gourd. Decorated in Disney Holiday Magic. Oh, attraverso lo specchio di Topolino. Spettacolo, ragazzi. No, è veramente, ragazzi, c'è veramente, veramente di tutti. Veramente di tutto, ragazzi. E ovviamente campeggia The Mandalorian, nella serie che tutti, tutti, tutti stavano aspettando, perché è la serie del momento, ragazzi. Quindi High School Musical, la serie, Avengers Endgame, ovviamente, i Simpson, questa pure, i primi 500 episodi dei Simpson, questa serie non la conosco, vediamo. Stargirls, su Disney Plus, la tenera e anticonformista storia di formazione ispirata al libro acclamato dalla critica, romanzo bestseller per ragazzi del New York Times, che racconta di un liceale che ha attirato inspiegabilmente una ragazza nuova di spirito libero. L'economia non convenzionale cambia il modo di vedere di se stessi che l'altro. 1 ora e 47, è un film del 2020, quindi è una produzione nuovissima, nuovissima. Ok, e niente, ragazzi, spero di avervi fatto vedere un pochino chi è in dubbio ancora, vedere che cosa c'è, quali titoli ci sono. E continuo a guardare, vediti da come Netflix, quali titoli ci sono e secondo me i titoli si andranno ad aggiungere sempre di più, insomma, mano a mano che si liberano anche i contenuti Fox, verranno aggiunti a tutto il catalogo Disney, insomma, questo che è Star Wars Resistance, questa nuova maista, e quindi verranno aggiunti tutti i contenuti nuovi, insomma, quindi serie in primo piano, azione, avventura, animazione, docuserie, bambini, ok, tutte le serie, se facciamo tutte le serie, ovviamente. Il mondo ha mai visto spettacolo. Elite Force, Labrats, Kicking It. No, beh, ragazzi, qui c'è il mondo. E man mano che scende la sirenetta, la serie. Adesso mi viene da cercare di tutto. Lizzie McGuire, Timone e Pumba, la serie. Ah, ecco che volevo cercare per mia figlia, è andata in fissa per Stitch. Vediamo. Mia figlia è andata in Stitch. Vediamo se c'è la serie. Ci sono tutti i film. Stitch, la serie. Eccola qua. 2 stagioni. Eccola qua. Stitch, la serie. Questa. Ah, mia figlia domani impazzisce. Domani impazzisce. Domani impazzisce perché i film li sta vedendo a rotta di colla. Siamo andati a nausea. Vabbè, niente, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che, insomma, questa prima infarinata. Siete indecisi se fare Disney Plus o no? Se siete indecisi, allora boom! Fatelo e guardatevi. Vi ho fatto vedere come si crea il profilo, come si aggiunge un profilo. Avete fino a 4 schermi contemporaneamente, fino a 7 profili, fino a 10 device che potete registrare. Quindi 4 schermi contemporaneamente, 7 profili, quindi 7 persone possono crearsi il loro profilo con le loro preferenze, 10 device sui quali potete scaricare Disney Plus. E download illimitati, quindi potete scaricare tutti i film che volete per poi vederli. Ovviamente
ovviamente non cominciate a fare i furbi. Una volta che cancellate l'abbonamento, i film non si vedranno più, saranno inutilizzabili sul device che ci avete o si cancelleranno. Insomma, comunque non è che li potrete scaricare e poi riutilizzare anche dopo. Ok, ragazzi, spero che questo video subito fatto alle 2 di notte per farvi vedere Disney Plus in anteprima vi sia piaciuto. Iscrivetevi, mi piaciate, condividete e fate vedere il video a qualcuno che magari è indeciso ancora se fare Disney Plus. Buonanotte, ragazzi.